dell'opera di Stato della Turchia, tu vedrai che roba, saremo senz'altro tipo Ankara a, in questo paese esotico, nel Medio Oriente. Ho dato bigliettini, sai che do sempre i bigliettini Gorizia TV, infatti nel sito c'è già la Turchia che guarda, Già. Bene, lo salutiamo intanto tutti gli amici del sito, che ne abbiamo tantissimi, è veramente una cosa speciale. Allora andiamo con questa fantasia, vai. Le Mille e una Notte sono in origine una tradizione in arabo di una raccolta persiana intitolata Ezar Efsane, con motivi predominanti provenienti dalla cultura ario-iranica. I racconti della raccolta Le Mille e una Notte hanno stimolato la fantasia di diversi coreografi. Il primo balletto, che trae spunto da questa fonte letteraria su musica dell'omonima suite sinfonica di Nikolai Rimsky-Korsakov, è Scheherazade, balletto in un atto presentato il 4 giugno del 1910 all'Opera di Parigi. Completamente diverso, a parte la comunanza della fonte letteraria di ispirazione, il balletto Le Mille e una Notte, presentato per la prima volta nel 1979 a Baku. Dopo diversi riallestimenti, nel 2000 Magalasvili viene incaricato dal Ministro della Cultura di Turchia di preparare una nuova versione dello spettacolo per il gran balletto classico dell'opera di Stato di Turchia. Senza modificare il libretto nella disposizione del testo musicale originali, Nuzar Magavisvili ha reso più attuale lo spettacolo dal punto di vista del linguaggio coreografico, ma sempre sulla base della tecnica classica. Accanto a danze di gruppo impregnate della più alta tecnica virtuosistica maschile, sono state inserite danze di gruppo femminili, utilizzando tecniche della danza tradizionale orientale, senza falsi riferimenti né tentazioni tendenti al contemporaneo. Nello spettacolo vi sono molti passi a due, così come numerosi sono gli assolo o monologhi, tutti tecnicamente molto complessi e assai diversi tra loro, come imposto dal testo musicale e dalla drammaturgia narrativa. Attraverso l'espressione plastica dei duetti e dei monologhi emergono, anzi esplodono, le emozioni, gli stati d'animo e i sentimenti dei protagonisti, provocati in questo ora dalla melodicità, ora dal ritmo incalzante della musica di Amirov, sempre ricca di suggestioni figurative. Benissimo, ascoltiamo un po' e dopo mi dici i nomi dei coreografi e delle varie persone. Bene, fammi salutare anche la Fondazione Carigò, perché ti devo dire che giovedì alle 18 ci sarà l'inaugurazione della mostra, sempre inerente a Carlo, Mickestetter, saranno inaugurati vari spazi nuovi, e perciò vi ricordo, allora giovedì alle ore 18 alla Fondazione Carigò. Ho notato una cosa, ho notato che le ballerine sono veramente magre, hanno le gambette veramente come scadenti. Sì. carestia, c'è crisi Roberto. Sì. Ecco, perché anche in Turchia. Sì, ho notato veramente una cosa, io capisco. No, bene, quelle lì sono atlete, Robby, sono atlete, quelle lì si allenano tutta la giornata, scherzi. Quelli lì sono muscoli. Ho capito, diventi così proprio. Diventi così. Va bene, modello cuore, niente da fare. Niente. Ok, sentiamo. Comunque vogliamo sempre dire che Gorizia, balletto dell'opera di Stato della Turchia, al Teatro Verdi di Gorizia. No? Con musiche di Fikret Amirov, sì, esatto, e libretto e coreografia di Nuzar Magalasvili. Coreografia, sì,
c'era dietro una, ho visto una donna che gli ho dato sempre il bigliettino, io sai che procaccio sempre io, no? Penti sempre. Sempre io, no, procaccio, procacciare è una cosa, dare per far pubblicità, no? Certo. Ecco, procacciare, io procaccio, do i miei bigliettini perché ci guardino quando che vanno lontano. E ho notato che era una russa. Sì. Allora praticamente quando che c'è una russa, perché i più grandi ballerini sono russi. Sì, è vero. Ecco, e allora ho detto, ma guarda, balletto turco, però dietro c'è la coreografia russa. Russa, vedi. Ma nel mondo dei balletti, questo succede anche, non so, il balletto sul ghiaccio, e i ballerini d'alto livello, sono tutti russi. Anche Russia. Se sono turchi, in questo caso i ballerini turchi, comunque sono formati, c'è la formazione e tradizione russa dietro. Esatto. Devo dire, sempre una bella fantasia, con queste luci, con questi sfondi. Questo cos'è, un fumo colorato? Sì, comunque con questi sfondi, con questa zona tipo turca, no? Ankara, il vecchio. Sì, per ricordare. La Roma di Costantinopoli, no? Dell'impero d'Oriente. Le musiche proprio rendono veramente molto bene. Rendono molto bene, sì. Che siamo quasi alla fine della puntata, sì. Non della puntata ma del programma del balletto dell'opera di Stato della Turchia, e adesso andremo tra poco in un altro bellissimo servizio. Fai attenzione che andiamo a Monfalcone. Fai attenzione. A Monfalcone. Preparati. Aspetto. Beh, comunque devo dire un grande successo, una grande opera, veramente salutiamo la Turchia che ci guarderà.